Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio torniamo a fare The Lost e speriamo che ci vada bene. Allora, basement numero 1, come al solito il nostro obiettivo è Mega Satana e come al solito sarà un casino, soprattutto ottenere la chiave. Perché? Perché tanto per cambiare The Lost non può usare le Sacrifice Room, non può sperare a colpo sicuro di trovare la chiave di papà oppure la cicatrice di prigione. E cosa più importante, per ottenere i patti con l'angelo, che sono l'unico praticamente metodo più o meno sicuro che ci è rimasto, e comunque sicuro non sono, dobbiamo rinunciare a prendere la sua caratteristica peculiare, ovvero al Missing Poster lo posso usare? Vabbè, poi vi spiego il perché il mio dubbio. Il Gigafart. No, il Mega Bean. Sì, Gigafart è l'effetto, mi sono confuso tra il nome dell'effetto e il nome dell'oggetto. Comunque dicevo, il problema qual è? Che praticamente The Lost di base dovrebbe poter, cioè, senza dovrebbe, può prendere i patti con Satana gratuitamente. E questo lo renderebbe OP già dai primi piani, se si arriva al secondo piano, un buon patto al secondo piano e diventa forte. Il problema è che noi non possiamo fare questo, quindi ci attacchiamo. Se invece foste perplesso, uno di due non è uno shop, pronto? E ti pareva. Devo andare all'altro. Dicevo, il punto è che se... C'era una chiave lì in vendita? Devo riguardare. Stavo dicendo... Ah sì, giusto. Il Missing Post, perché mi ha lasciato perplesso? Perché il Missing Post ha un effetto che di fatto è... quando muori, resusciti una volta come The Lost. Il punto è che noi siamo già The Lost, quindi non so se funziona. Era quella la mia perplessità vera e propria. Ora, boss che è... Ragman, che è un vero casino in realtà. Oh, buono. Buono. Tra l'altro penso che sia tra il... o il peggiore boss che ci poteva capitare, o tra i peggiori tre, credo. Che sono The Haunt, Ragman e... il terzo mi viene in mente... Ah, Little Horn. Che al primo piano sono veramente rognosi, soprattutto quando non si ottiene lo sperato aumento di danno che tutti vorremmo. Perché vi faccio notare che Ragman acquista una difficoltà completamente diversa se riusciamo a distruggergli la testa quando ce la lancia addosso. Ecco, esattamente in questo modo. E invece non ci riusciamo. Muori. Potrebbe finire qui la run. Cioè, contando quello che abbiamo trovato poi, nel primo piano, non sono molto ben disposto. Dai. Massimo è tipo... Sto cercando di piazzargli una bomba vicino, ma non è proprio facilissimo. E gliel'ho spinta via. Bomba sprecata e si continua. Stavo per venire sommersi dai suoi, ecco, anche danno preso. Beh, però questo potrebbe essere una buona occasione per vedere come funziona il Missing Post. Se mi fa resuscitare una volta o no. Dai, no, 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 volevo evitare che evocassi altro. Grazie per non aver... Grazie, almeno sei morto. Hai avuto la decenza di morire abbastanza in fretta. Con la fortuna che mi sto ritrovando adesso, tra l'altro credo che otterrò un HP up per il boss. Oh, immaginate, guardate, eh. Uno e dos. No, speed up e sides down. Oltre a una pillola che potrebbe essere potenzialmente qualsiasi cosa, per quello che ne posso sapere io. E usiamola qui. Anzi, no, usiamola qui dentro, così se... non posso darla qua dentro. No, se fosse in explosive diarrhea, però... No, bad guess. Perché se fosse in explosive diarrhea potevo usarla per aprire quelle porte. Uno, due... Tra l'altro siamo in Curse of the... Blood, no, darkness. Però, vabbè. Va tutto bene. Chiave. Ora effettivamente va un po' meglio, anche perché l'abbiamo data giusto in tempo per poterla usare contro su questa porta. Non credo che una porta si senta offesa se a essere aperta, credo. Poi magari dobbiamo fare tutto un movimento per i pari diritti delle porte, ma è un altro discorso. Dai, olè. Altra chiave che non riuscivo a prendere tra l'altro. E mam knife, vabbè, il coltello di mamma. Glattoni, ciao. Il lardo sarebbe figo se non fossimo The Lost, che non può aver vita, perché il lardo di fatto sono... credo fossero cioè due cuori aggiuntivi per un estremo rallentamento. Prendendolo noi invece otterremo soltanto l'estremo rallentamento e... Indovinate un po', non sono interessato. Testa stupida... Steven! Damage up. Ecco, adesso iniziamo a fare i danni seri, più o meno. No, no, devo stare attento.
Perché allora, da un lato abbiamo i ragnetti stupidi, che sembrano stupidi, ma in realtà sono più problematici da colpire con Mom's Knife, col coltello di mamma, non diciamo in italiano, perché faccio prima. Dall'altra però abbiamo anche. Sto per fare una cavolata, vero? Sacrifice Room e Shop, che però purtroppo non è aperto per noi, perché vabbè. Non intendo sprecare l'unica chiave che in realtà non ho neanche, l'ho usata per tenere Steven, per carità, oggetto meritatissimo, non sto sindacando su quello. Forse però vorrei quello che c'è. Dove sono qua? No, sto combattuto, vabbè, facciamo la follia. Ok, uno dei Gerdy Junior è morto. E poi arriva mamma? O è Pin? Pin. Poteva essere anche la mannona di mamma, per quanto ne potessi sapere io. Lisciato clamorosamente, tra l'altro. Oh, lisciato di nuovo. Siete che non ero molto in giornata, ho ottenuto la chiave e due bombe, quindi è stata un'ottima cosa venire qui. Boss. Boss, è qua. Vediamo un po' quanto riesco a farti. Littlehorn. Ecco. Così mi piace Littlehorn. Quando io ho abbastanza danno da distruggere la tua palletta che mi tiri addosso. Morto. Allora, coagulo di sangue, che è un aumento di danno e di raggio. E gente. Però gente che mi ha dato anche un. L'elastico, non credo mi serva, lo prendo giusto per toglierlo dalle liste. Tanto questa è Betrayal, che ogni volta che subiamo danno mettiamo charm su tutta la stanza, mentre in questo caso è Satanic Bible che ci spona un cuore nero. No, ci dà un cuore nero su ogni uso. Si va. Anche se in realtà ci ho messo 7 minuti per fare i primi due piani, non è un buon tempo. Ma per niente. E no, preferisco vedere l'oggetto. Avessi più chiavi, tranquillamente, ma così no. E olè, e olè. Altro centesimo, si sale. Ma siamo ancora in Curse of Darkness. Che simpatia sta cosa. Tra l'altro ho usato il coltello di mamma per bloccare la cacca in arrivo, tanto non avrei potuto schivarla in tempo. Sperando che funzionasse. Ha funzionato come cosa. Ah, l'ho fatto unicamente perché avevo la. Come cazzo si dice? L'alimento l'attivo. Vabbè. Questa stanza è un inferno se non si vola. Se si vola diventa un pochettino. Quasi offensivo farla, sì. Ok, anche se in realtà mi avrebbe messo paura se fossi stato con The Lost senza Elemental, perché un errore può capitare sempre, purtroppo. Uno. No, ehi, buono. Non è che poi stai per morire? Bravo. Si esce, si rientra. Tanto è Curse of the Darkness veramente, no? Perché magari sto diventando Spirit Shaco io. E il Sagittario, Penetrative Shot che abbiamo di base e un aumento di velocità, che è l'unica cosa che otteniamo in realtà. Altri soldi che rendono sensata la nostra visita allo shop, ma prima. Ok. Ah, stanza del boss. Sì, allo shop ci vado, perché nel peggiore dei casi cerco di ottenerci una. Dove cacchio è? Olè. Batteria non mi serve, cerco di prendere una chiave se la trovo, però. Nel migliore dei casi potrei trovare qualcosa di figo. Vabbè, questa dei tarocchi. Starter deck che mi dà anche una carta. Che è il 2 di spade. Che effettivamente mi aumenta. È un po' come se avessi comprato le cose praticamente. Un pochettino come se avessi comprato il. Mettiamo qua. E soldi. Posso usare il 2 di spade praticamente per. Come cacchio si dice? Ottenere o due chiavi oppure raddoppiare le chiavi che abbiamo. Nello specifico ho detto ho due chiavi perché non ho chiavi. Uno. Qualcuno potrebbe chiedere, no? E avrebbe anche ragione di farlo. Perché sei andato qui al posto di andare dove dovevi andare? Mistero. Oh, due di spade e due di spade. E inizia a essere interessante come cosa. Olè. E olè. Natural Bomb, no grazie. Sapete che vi dico, vado direttamente a fare questa arena e poi devo usare purtroppo un e le raddoppio
non ne valsa niente la pena. Tra l'altro, ero convinto fosse un'arena dei boss. Non mi chiedete perché, visto che la porta è abbastanza chiara, però ero convinto fosse un'arena dei boss. In cui mi sono detto, tanto col coltello di mamma li falcio abbastanza facilmente. Capiamoci, falcio anche questi abbastanza facilmente, però sono di più e mi porta via più tempo. Ma neanche più tanto. Chiave ottenuta e quindi siamo andati più o meno in pari. Andiamo a affrontare sto boss, sperando tra l'altro che mi capiti. Sì, l'Engine Room, perché è quello il mio obiettivo, non ci scherziamo. The Stain. La simpatia fatta a boss. La simpatia per qualcun altro, probabilmente. E non abbiamo trovato niente. Io ho Fiorange Bishop Speed Up e si scende. Niente patto e questo mi fa abbastanza incazzare, devo essere sincero. Allora, Catacombs 2. 1, 2. C'ho una zanzara davanti agli occhi, non ci vedo niente. Troll Bomb. Cuore nero che per me poteva anche rimanere lì per quanto ci posso fare. 1, 2. E morì. Perfetto. Ne è rimasto uno, immagino. Infatti, è rimasto uno. Lì sopra c'è una stanza da doppie chiavi, non so se ne vale la pena. Però vabbè. Potrei anche andarci in base. Ok. Tarocco, The Emperor. Possiamo andare diretti dal boss. Tra l'altro, grazie al fatto che abbiamo preso lo starter deck, che non serve solo avere, poter tenere doppie chiavi, ma impedisce di trovare le pillole, possiamo, di fatto, no, ho fatto un casino. Sì, non riesco a colpirlo, infatti. Possiamo trovare tanto tarocchi, cosa che aumenta le chance di trovare qualcosa che ci interessa, e questa è dei boss, sì, sono abbastanza sicuro. 1, 2. Oh, Mega Mode! E olè, morto. Il prossimo sarà dei Mega Fatti, infatti. Mi ricordo la combinazione dei due mega nemici. Vorrei ucciderti abbastanza in fretta perché. Ecco, perché mi hai fatto un danno e non mi piaceva come cosa. Cosa c'è qui dentro? Ma. No. Vi rendete conto che se mi toccava io ero morto? Avrei dovuto uscire prima e rientrare prima di aprire quella cosa. Almeno la logica quello diceva che avrei dovuto fare. A volte però non la seguo e si sono visti i rischi che prendo facendo queste cose. Altro tarocco che è The Sun che ci verrà tutta la mappa e il Woofer che non voglio assolutamente perché è deleterio per The Lost. Il Woofer di base farebbe sì che tutti i danni che prendiamo sono da mezzo cuore a prescindere dalla sorgente, però. Bombe questo, Ice Priestess e The Strength. E mi sa che The Sun lo sparo così per vedere cosa dove stanno le cose, The Strength e Ice Priestess. Io preferisco portare la forza, va. Allora, qui. No, prima di aprire qua voglio vedere se c'è un modo per entrarci senza spendere una bomba. Sto iniziando a diventare molto tirchio. Un fatto di consumabili. Allora, più avanti c'è il coso, ma io prima voglio vedere se qui c'è una. Perfetto, e questo è? Ascilatis di prigione! Ok, questa me la porto nei secoli dei secoli, l'Ascilatis di prigione, perché è praticamente l'oggetto che ci permetterà di andare gratuitamente da Mega Satana. Se va tutto bene. E non faccio altre cavolate che mi portano alla morte. Il backguard delle chiavi? Va bene. Ah, tra l'altro io sono abbastanza convinto di voler portare con me il Missing Post in caso mi dia effettivamente la chance di resuscitare una volta. Perché, capiamoci, è veramente una cosa bella. E poi una resurrezione. Poi qua si esce, si rientra e si riprova. Uno. Dai, se proprio dovete colpirmi, colpitemi qui vicino. Dicevo, colpitemi qui vicino. Alla roccia segnata, non l'avete fatto, brutti bastardi, ma vabbè, fa niente. Buono, rimani là. Non avevo visto questa. Alla sta stanza d'inferno. Però se la faccio in maniera creativa. Ok, uno è andato. Voglio spengere i fuochi rossi, ovviamente. Sono quelli che mi possono sparare addosso e quindi farmi un danno cane.
buffo. Ok. Allora, tu abbassati qua sotto. Tu anche. Dai. E si spara. Non so neanche perché ho preso il Vanguard delle chiavi, in realtà, visto che tutto sommato è più o meno negativo per me. Te faccio saltare in aria perché aumenti la chance dei colpi. Mi pare. E si va. Momento, però. Se qui. Ah, infatti non ci sono entrato nello shop. Ho da un momento che non capivo cosa stesse succedendo. Allora. Champion Belt e questa è Tooth Diamond, che mi ha doppio soldi. Averla presa prima magari era meglio qualcosa. Però far saltare l'aria a te dovrebbe aumentare veramente i patti. No. Va bene, andiamo a affrontare il boss. The Strength. Sì, meglio portarsi la forza piuttosto che il Emperor. Momento. Io odio questa stanza perché. Diciamo che si esce, si rientra e si pulisce come si deve. Adesso che ci sono le porte aperte, che magari è anche più facile farlo. Contando che posso scappare se la situazione dovesse diventare brutta. E si può diventare brutta con quattro mosche in croce, sì. Uno. Mi è scivolato decisamente l'analogico. Si è visto proprio che è partito per la tangente il coso. E si va a affrontare il boss, che è The Richard. Morto. Aumento di vita e niente patto. Seriamente. Allora, facciamo una cosa. Si esce e mi riprendo il teletrasporto per il boss. Perché può essere sempre utile. Qui dentro ci sono entrato poi? Sì. E mi secca parecchio non aver trovato il patto con Satana. Perché adesso che ho Ashe Gratis di prigione e non mi serve più stare a badare angelo o non angelo. È una figata. Cioè, c'è poco da dirlo. Profondità 1. Sta mosca, sta zanzara mi sta dando veramente tanto fastidio. Qui c'erano due pillole che sono diventate due. Oh, abbiamo due Emperor. Figo. Ah, qui si sparano il Brimstone, state attenti. Fortunatamente sono morti abbastanza in fretta. Andiamo, andiamo, andiamo. Uno, due. Judgment. Judgment è interessante in realtà, perché se lo metto tipo qua, no? Messo malissimo, pensavo spawnasse più vicino. La mia idea era farle Anzus Vision, che ci dà tutta la panoramica della mappa e mi va bene. Ora. Death. Ora sappiamo che lì, che qui c'è una. Ok, tanto chissà che tarocco è quello che ci ha dato. Devo rivalutare lo starter deck, è molto figo, Two of Hearts, assolutamente inutile. Devo rivalutare lo starter deck che è molto figo trovare così tanti tarocchi, pure perché a differenza della... a differenza della... Parole mie, delle pillole, sappiamo sempre cosa fanno i singoli tarocchi. Tra l'altro però ho visto che qui c'è una stanza da letto, se c'è lo spazio sotterraneo potremmo comprarci cose. Dipende se è la stanza da letto fatta o sfatta. È quella sfatta che in realtà non ci serve. Ewaz e Gera. Allora, uso Gera qua. E quindi ho due Ewaz e due Tempero. Allora, poi uso un Ewaz qui e non ci ho fatto niente e l'altro Ewaz magari anche qua dentro. Non ci ho trovato niente uguale. Andiamo avanti col Emperor, dai. Speravo di poterla sfruttare per saltare, cioè no, per trovare i patti che prima non sono riuscito a fare. Uno. Soldi. Belli soldi. Sono sempre belli soldi. Non mi sta aumentando le chance del patto, non so perché, ma va bene. Uno è andato, due sono andati.
preso non da di 4, 5, 6, 7, 8. Sì, stavo sbagliando a contare e quindi ho cercato di fare il vago e... Lo shop. Gratis. Intanto abbiamo la Spider Mod, che è un oggettino carino. Una bomba che voglio. Questa che cos'è? No, dai. Vado con questo setup a affrontare il boss. Se ci riesco, eh. Chaos Card e... E coso, come cacchio si chiama? Yashica di prigione. Veramente, entro. Arrivo. Posso sparare tutto, devo stare attento adesso. Non... Praticamente mi sono tenuto già occupato entrambi gli slot per... Anche se in realtà potrei usarla per It Lives in caso vedo problemi. Oh mamma. Dai. Uno è andato. E due è andato. Si scende. Roba. Di Emperor ancora. Ci sono più Emperor che Emperor in questa partita. My Little Unicorn. In realtà mi va bene perché è un'invincibilità temporanea che può essere comoda in vari contesti. Sì, il boss è sotto, dobbiamo scendere comunque. Morti, morti, morti. Ole. Dagaz, che rimuove maledizioni che non abbiamo qui, però la usiamo per scrupolo e si scende. Nada. Tutti e tre morti. Tra l'altro, do un'occhiata qui per sempre per scrupolo se c'è qualcosa di interessante in questa stanza. E non c'è. Questo la maggior parte delle volte da trinket. E a me non interessano i trinket. Anche se... Ah, in rari casi da tarocchi, quindi. Basta. Centesimi. Va bene, dai. Scendiamo ancora. Oh no. Quanto danno faccio? Faccio tanto danno, eh. The Fool, che permette di fuggire, ma al momento non mi interessa. E Loki, che non mi preoccupa tanto Loki in sé, ma piuttosto il suo entourage, ovvero quella roccetta lì che ci seguiva. Abbiamo gli Sleep. L'incensiere, che è un oggetto abbastanza OP. Io in realtà voglio fare l'azzardo, eh. Perché? Perché preferisco avere la chiave vera. C'è poco da dire, la chiave vera non si batte. Morto. Ho preso un danno, lo so, però ottenere la chiave vera significa che posso liberarmi 10 crisi di prigione e andare più tranquillamente con un setup migliore. Senza considerare che comunque l'incensiere è veramente un buon oggetto. Curse of the Blind. Curse of the Blind vuol dire che non vedo la mia... Non vedo gli oggetti. Questo è un bel fastidio. Eh sì, è un bel fastidio a prescindere, non è... Perché... Ad esempio, se trossi un patto, non saprei cosa ci trovo dentro. Esplodi là. Mi hai rubato una chiave, brutto bastardo. Beh, effettivamente è il tuo compito. Non posso neanche stare a criticarti più di tanto. Lo sapevo quando ti ho preso. Uno. Dos. Come vedete, la Spider Mod mostra un po' tutto. La vita dei nemici, il danno che gli facciamo, il... E ogni tanto mette degli status. Deremita. Potrebbe essere interessante andarci gratuitamente. E infatti sì, lo faccio. Ovviamente però che ci sono andato a fare, visto che sapevo benissimo che non avrei potuto vedere cosa c'era. Allora, facciamo così. Joker. Andiamo subito al patto? Potrebbe essere interessante. Joker sì. Patti misteriosi. Faccio l'azzardo e riprendo? Necronomicon, assolutamente inutile. E... Maw of the Void. Decentemente utile. In realtà è un buon oggetto, eh. Lo sarebbe ancora di più se... Mumsky. Due key in più e sono diventato... Oh, c'ho il doppio coltello perché mi sono trasformato in mamma. Problema è che adesso mi sono praticamente precluso completamente ogni possibilità di avere... Ogni possibilità di avere patti con l'angelo. Quindi devo recuperare velocemente... No, in realtà già ce l'ho, non l'ho lasciato in giro. Il... Big Beautiful Fly. Adesso abbiamo anche una bella moscona che gira e che spero che non farà danno a noi. Ok. Tanto per chi si chiedesse come funziona Maw of the Void, che è l'oggetto che ho appena preso, caricando il colpo si accende una... Ecco, la croce in testa a Isaac. O a The Lost in questo caso. E quando lo rilasciamo fa questo.
che fa danno a tutti. Avrebbe anche una buona possibilità di spawnare fatti. No, fatti. Di spawnare. Cuori neri. Il problema è che a noi non interessano i cuori neri, quindi quell'aspetto del power up è poco rilevante. Per noi, almeno, con The Lost. Chiave, siamo tornati dove siamo partiti, veramente. Ovviamente questo è perché volevo riprendermi il tarocco. Mica per. Ecco qua. Diamo un'occhiata e cerchiamo. Cerchiamo sia il power up che devo. No, l'ho preso il power up, che sto dicendo? Cerchiamo sia lo shop, anche ci sono già stato. Dobbiamo cercare solo il boss. Non so cosa stessi cercando di dire prima, però devo cercare soltanto il boss. Olè. Magari cerco di starci anche un po' attento. Va bene, anche qua. Si esce, si rientra e vediamo cosa offre la. Niente. Tranne forse un tuo parte che secondo me sta benissimo là. Si va su. Oh, slot. Tra l'altro sei in versione super. Bob's Curse. 5 bombe extra che tutto sommato non mi spiacciono. E adesso le nostre bombe mettono il veleno. Andiamo. Tutti morti, eccellente. Allora, chiavi, bomba. Dove sono adesso? Dobbiamo scendere per forza lì giù. Va bene. Tanto siamo dove? Ah, quindi c'è mamma là dello scontro. Mi sembra di averlo detto un attimo fa, però ho avuto un attimo un vuoto. Perfetto. A un certo punto non so cosa volessi fare con quel nemico, che lo osservavo e basta. Esplosione, chiave e bomba. Ci siamo andati in pari. Perfetto, e boss. Tutti morti. Allora, abbiamo ottenuto. Allora, a parte nel patto non dovrebbe esserci niente, perché ho già svaligiato tutto io. Allora, chi mi conviene, da chi mi conviene andare? Con 17 chiavi credo sia meglio la Polaroid. E si scende. No, penso di aver fatto una cavolata, ma ormai l'ho presa, quindi c'è poco da fare. E si scende. Perché per la Mega Satana posso passarci sia dalla chest che dalla Darkroom. Cosa c'è qui dentro? Nemici. Che stanno bene là, francamente. Muori anche tu. Ori. Quindi siamo nel grembo già, eh? Cioè già, per modo di dire già. È comunque passato un bel po' di tempo. Si va. E abbiamo ottenuto anche un tarocco, che non so che tarocco sia, però un tarocco è. Oh, raddoppia le chiavi. Va bene. Vabbè, è durata l'asta, è durata 8 secondi. L'impiccato non mi interessa perché è già volo e l'impiccato fa quell'effetto ovviamente dal volo per una stanza. Uno e dos. Si scende ancora. Perfetto. L'anima di Blue Baby la raccolgo tanto per fare e poi lo deposito. Vabbè, tanto basta fare così in realtà. Questa ci aumenterebbe l'invulnerabilità dopo che prendiamo danno, però in realtà sempre la chance di averci un'altra resurrezione in caso di morte non penso si possa battere con niente che non sia inferiore apparente alla vittoria automatica della run. E tra l'altro notare che non riesco a fare un cavolo. Perché non riesco a colpirlo? Un momento, allora, questi sono morti. Può essere che quello lì è uno di quelli che può essere danneggiato solo se è l'ultimo nella stanza? Ah, è morto comunque. In qualche modo è morto. Allora forse lo mancavo semplicemente io senza troppi problemi. Olè e olè. Si scende ancora. E questa stanza è infame.
Ok, come avete notato, ha funzionato il missing post. Peccato che mi ha fatto prendere un colpo della miseria, perché quella stanza non la volevo fare in nessun modo. In realtà avrei potuto farla facilmente col maglietto Unicorn, ma non ci ho pensato. E si è visto, perché veramente sono rimasto impietrito e basta. Sono letteralmente rimasto impietrito quando ho visto quella stanza. Algiz, 1, Trent, e purtroppo io devo portarmi la Chaos Card. Purtroppo per fortuna, scegliete voi, perché alla fine non è che sia un male avere la Chaos Card. È semplicemente che mi costringe a non prendere altro. Luck up! Cioè, nel senso, quindi ho fatto sto giro a vuoto ed era da tutt'altra parte il boss? Mi sta iniziando a venire un po' il magone, devo essere sincero. Vediamo un po'. Sarà che fino a questo momento davo per scontato di poter resuscitare una volta? Cioè, davo per scontato, avevo la possibilità di poter resuscitare una volta? E ora non ce l'ho più, è un po' come sentirsi inutili. In realtà sono tornato semplicemente allo stato iniziale, però. Boh. Chiavi, soldi, soldi, soldi e bombe. Tanti dingle. Messi da qui, però dovrei riuscire a colpirli abbastanza facilmente. Ah, tacca. Uno è andato. Due sono andati. È morto, no? È morto anche lui. Bravissimo. Qui sotto abbiamo una. Non me la sento più di rischiare, francamente. E andiamo. Ho un setup buono per affrontare il nemico, non vedo perché andarmela a rischiare. Poi contando che potrei aprire e scoprire che non c'è niente di utile. Non so cosa ha oggi l'analogico, mi gira proprio come. Cioè, come gli pare a lui. Dai. E dai. Muori. La left hand. Al posto dell'anima di Blue Baby? Sì, se mi ricordo di posarla prima di andare nella chest. La left hand trasforma tutti i forzieri in forzieri rossi. Ecco, come volete dimostrare. Che può essere un bene come può essere un male. Dove sono adesso? Womb 1. Contro The Blood. E con un po' di fortuna riesco a uccidere prima che mi faccia qualsiasi casino. E infatti l'ho fatto. Ma non ho ancora trovato un patto con Satana. Sta cosa inizia realmente a logorarmi dentro perché. Perché sì. Perché sì, punto. Utero 2. Dai, esplodi. Perfetto, chiave si va su. Blastocisti. Che ho notato essere meno inerme di quanto si credeva. Sarà che di solito ne mettono più di uno, eh. Però l'inermità di blastocisti si riduce un pochettino quando devi guardarne molti. E soprattutto quando con due colpi muori. Andato. Mancato clamorosamente, ma è esploso. Su, Sacrifice Room che non posso usare. In realtà a questo punto non voglio neanche usare mosche. Le mosche sono buone. Certo, se avessi Hive Mind sarebbero ancora più buone, ma ciccio, non sto a fare il capello alla cosa. Andiamo, andiamo. Perfetto. The Tower, no. No, 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 no. Uno è andato. Perfetto. E ti pareva Krampus. Testa di Krampus, che da un lato può velocizzarmi certe cose, dall'altro in realtà preferisco il maglietto Unicorn. Perché il maglietto Unicorn mi danno invulnerabilità. Cioè, c'è poco da fare. In situazioni veramente brutte, il maglietto Unicorn può essere la differenza tra il sopravvivere e il morire. Anche se a quanto pare io mi dimentico spesso di usarlo come dovrei. Troll Bomb? Non potete esplodere? No, eh. Perfetto. Lisciato clamorosamente. Morto. Ah, però ha lasciato due moschine, ma che bravo. Ansus. Tanto. Non posso portarla con me, tanto vale che rivelo la mappa qui.
E ho fatto ovviamente tutta la strada sbagliata perché era proprio dall'altro capo della mappa, il boss. Allora, dove posso passare per minimizzare le stanze? È uguale in realtà. Passiamo da qua. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bombe su bombe come stanno andando questi, eh. The full. No. Grazie, ma controllavo il setup ancora. Chaos card più due sono andati. Andato. No, no. Mi ero messo davvero male per schivare il colpo. Dai. Chiave. Qui ne spreco due sperando ci sia qualcosa di bello. No. Ah no, aspetta, però c'è una roccia segnata che con un pochettino di fortuna che probabilmente non c'è. No, in realtà c'è veramente la Small Rock, dicevo. Con un po' di fortuna magari ci becco la Small Rock. Cosa c'è qua dentro invece? Gente. Se di gente si può definire quando si parla di ragni, però vabbè. Allora, capiamoci un attimo. Cosa c'è qua sotto? Top claps. Raddoppia le bombe. Si prende questo, si deposita quest'altro. Si apre qua e Gera e The Magician. Gera ci posso moltiplicare la Chaos Card, che quindi mi permetterebbe. Allora, Gera, uso Gera, io ho due Chaos Card, che significa che ne posso sparare una contro Eclipse e poi tornare a prendere la seconda. Giusto, no? Chaos Card, Chaos Card. E ha senso come cosa, eh? Ha molto senso. Cioè, non avrebbe senso non farlo potendolo fare. Uno, no, no, schivato. Oh, dove cacchio stai? Di qua. Mi sono perso. Ok, me l'ero perso completamente. Infatti dicevo, ma dove sei? Muori. E una chiave. Che non sto più facendo prendere. Cioè, in realtà non l'ho mai fatto prendere al ragazzino, però. Eliminato. Eliminato. Riesco a fare un colpo come si deve? Perfetto. Ora, chiave. Si esce, si rientra. Do un'occhiatina a quello che ci può essere qui, nella stanza più o meno maledetta. Ecco. Là lo era veramente maledetta. C'è quella con i ragni, vero? Uno, due. Quanta roba? 1, 2, 3. Questa cos'era? Tuo fart. E questo cos'era? Un altro tuo fart. Allora, io qui dovrei stare attento a riuscire a colpire bene i tips. Morto. Ora, diamo un'occhiata a quello che c'è qua dentro, ben consci che non possiamo più. È vero, c'era Krampus. Recupero la Chaos Card di prima. E si continua a scendere. Cioè, in realtà si continua a salire perché abbiamo deciso in un raptus di follia di andare da Isaac. E dico raptus di follia perché io trovo più facile fare Satana che Isaac. Non so perché ho scelto quella via. Dov'è? Ho la Polaroid, giusto? E si va su. Non ho ricontrollato se ho tutte e due le carte giuste. Sì, ho tutte e due le carte giuste. E ho anche la Curse of the Lost della serie. Divertiamoci proprio. No, no, perfetto. Bob's Rotten Head? La mia speranza è di fare la trasformazione in Bob, devo essere sincero, per quello ho fatto. Ole. Soldi e si va. Perché non. Gli ho fatto niente di danno. Contando che prima li ho praticamente shottati. Fa un po' strano come cosa. Justice, che spona un po' di tutto. Buono. Che tu buono. E l'ho fatta saltare in aria la troll bomb al posto di fuggire perché se ci dovessi ripassare e non mi ricordavo che c'era la troll bomb, visto che non ho la quella di fede, visto che non ho la mappa disponibile, era un casino poi. Un vero casino. Muori. Ole. Ole.
Niente più tarocchi? Beh, penso che in realtà posso iniziare a far prenderle anche a te le chiavi. Ne ho abbastanza. Solo che di riflesso mi viene da raccoglierle. The Empress? No. Preferisco la Gavoscard, grazie mille però. Grazie per il pensiero. Uno e dos. Questa invece è la Temperance, che non mi interessa comunque. Dai. Morto. Altra bomba. Io sto prendendo un pochettino il senso dell'orientamento qui dentro, devo essere sincero. Ok, a quanto pare non l'avevo perso abbastanza. No, un momento, perché attaccare prima lui? Attacchiamo prima quelli che si dividono in meno parti, no? Piuttosto. Ok, tra l'altro in questo come si dice, la Maw of the Void viene molto incontro, eh? Per questo tipo di lavoretti. Dai. Perfetto. Ho rotto anche un Super Envy. Sto molto attento però a quello che faccio qua, eh. Per quello forse sto anche un pochettino in silenzio, perché. Ok. Li ho rispinti via, possibile? Dai. E poi in realtà posso colpirli anche col coltello. Ormai mi ero focalizzato sul fatto che li dovevo colpire per forza con la Maw of the Void. E non è per niente vera come cosa. Dai, 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 dai. Perfetto. Dai. Ecco, poi ci si mette anche la mia Spider Mod che cerca di aiutarmi in realtà, eh. Quanti ne sono rimasti in giro? Questo sei rimasto soltanto tu? No. Ora l'ho tolte tutte. No. No, grazie. Corsa dai, no. Anche se con The Lost potrebbe esserla il colpo vincente, perché Corsa dai mi spara poi dalla stanza quando prendo danno. Mentre sto caricando. Potrebbe essere in realtà la cosa vincente. Però non lo so. Facciamo conto che non lo è. Morto. Ora, potrei fare un casino immane, ma proviamo a fare Isaac. Allora, in teoria ci dovrebbe venire incontro l'incensiere, perché rallenta i proiettili e dovrebbe aiutarmi un pochettino. Avevo dimenticato di avere a disposizione non mi ero reso conto che avere My Little Unicorn significa con il coltello che posso avvicinarmi e coltellarli con comodo. Ma ora non è con una batteria in giro? Allora, un momento, devo buttare via sta roba. Cioè, sta roba è solo la left hand, il resto mi serve come? Non è con una batteria in giro? Perché mi sono reso conto quanto ci posso fare col My Little Unicorn in abbinamento a forse dai, fuori. Non voglio rischiare lì dentro. The Empress, no. Vabbè, me la gioco come se fossi una persona normale, dai. Sperando che vada bene. Chaos Card, esci da di prigione. E entriamo. Avere la mappa lì mi avrebbe aiutato, avrei saputo se avevo già una batteria. Ora. Usiamo, vediamo se funziona. Speriamo di sì, perché altrimenti rosico a bestia. Sì, si è aperto. Infestation. Little Haunt. Glitter Bomb, che non sono veramente di che però. Esplosivo. Che non penso possa funzionare insieme a sta cosa, però vabbè. No, no, me la sto rischiando troppo. Sono entrato dentro in una stanza che già mi ha quasi ucciso. La mia speranza era di ottenere oggetti, però così si rischia troppo.
E niente. Vabbè, sapete che vi dico, io ci provo e via. Mega Satana. Ovviamente credo di non poterlo usare durante la prima fase, devo portarlo almeno nella seconda. Non riesco neanche a colpirlo col coltello da questa distanza. Ah, però effettivamente grazie al fatto che posso vederne la vita, so quanto. So a che punto so. Che non è una cosa comune poterla vedere con Mega Satana. Com'è andato? Dai. Cavaliere 1. Eliminato. Cavaliere 2 è quasi eliminato, il problema sono quelli che arriveranno adesso. Nello specifico te. Morte. Preso danno, preso danno, preso danno. Ora capite perché volevo il Malita Unicorn carico? Ok. Se provo a fare la stupidaggine, ovvero a lanciargli semplicemente la Chaos Card così, funzionerà? Allora, la mia speranza era che... Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Tanto il danno che ho preso prima, che quello mi peserà parecchio. No! Non ci credo, mi sono spawnati sopra. Ragazzi, non so neanche come descrivere quello che è appena successo, veramente sto... Va bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento mi piace sempre gradito e ci vediamo alla prossima.